adesso si fa anche troppo presto, secondo me è anche troppo presto, adesso lo fanno. Ma insomma, l'adolescenza portava anche le prime inquietudini, no? E allora, adesso ve la cerco, e vi leggo esattamente questo pensiero nel West, che se, lo so, io rifiuto gli occhiali, perché non è molto West, e mi sono dovuto abituare da quando, da un anno, ho questo problema che mi porterò per tutta la vita, benissimo. Pagina 25, eccolo qua, insomma, dite la verità, dai, ditela tutta, su, possibile che nessuno di voi mai ha giocato a dottore? Nessuno qui? Lei che ride? Ha giocato a dottore? No, meno male qualcuno lo dice, insomma, qualche volta poteva anche capitare. Allora, scherzosamente, perché in questo libro non ci sono solo pensieri neri evocati da William Manni, no? Qualche volta c'è anche un sorriso, perché qua è la metafora della vita, la vita è tutto, no? La vita è il bene, il male, il bello, il brutto, eccetera, eccetera. Anche il cattivo. Anche il cattivo. Com'era verde quella valle? Com'era verde quella valle quando correndo felice bevevo il saguaro che dissetava la sete di conoscenza? Com'era verde quella valle, cugina, quando ti alzavi la veste nell'emporio e giocavamo insieme, mentre con il cuore in gola lasciavo la mandria per correre da te. Nascosti tra i cavalli nella stalla, aspettavamo che tutti dormissero per vivere quelle emozioni come un dispaccio segreto da consegnare al comandante del forte. Com'era verde quella valle, cugina, quando da pessima attrice facevi finta di dormire, lasciando che io ti frugassi dove volevi. Il quacchero, se mi sentisse, direbbe che sono un peccatore. Ma quella valle era verde in confronto a questo inferno. Com'era verde quella valle perché non ci costringevano ad uccidere, a scannarci tra noi, a impiccare la gente, a rispondere al fuoco per una zolla da difendere, a tirare candelotti per far saltare i ponti, a incidere sul calcio di una pistola le tacche del tempo e dei morti che passano. Voltati, prete! Oggi sono un peccatore, oggi è giusta sentenza. Voltati, prete, non vedi quante croci sulla collina? Com'era verde la mia valle, cugina, quando le mie mani sotto le tue vesti erano pulite. Il tempo ci dice che dobbiamo tra poco passare all'ultima ora di Marco Belocchi, io vi ho letto i pensieri del West, vi ho raccontato qualcosa della mia storia, di Luigi, quel signore col cappotto e col borsello che mi faceva vedere i film di John Wayne, che non interveniva quando un bambino mi picchiava perché diceva che dovevo imparare a difendermi da solo, e tante altre piccole storie che ho cercato di raccontare in questo spazio, che gli amici di Mangia Parole, no? Che hanno voluto condividere con me, io con loro e con Marco e Stefano che sono qui questa sera. Il Western, come dicevo, chiudendo, ha portato anche delle persone, per cui questa frase ha segnato la vita dell'autore. Lei è stata messa così, lì, vabbè dai, mettiamo una frase figa, no? Mettiamo una frase a effetto, chiudiamo il libro. No, non ha funzionato così. È stato certamente, poi tra un western e l'altro non è che non c'è niente, ci sono tutte le altre cose che uno ha fatto a teatro o in altri lavori, però per quanto riguarda le tappe western, queste sono state Boutil, sono state Golden City, sono state Inferno Bianco, sono state Il Baule nella Prateria, e questa sera avrei voluto essere ucciso da Clint Eastwood. Io naturalmente non ci sono riuscito ad essere ucciso da Clint Eastwood in un film western, però sono riuscito a pubblicare questo libro, l'ho fatto col cuore, ma secondo me, non so se il cuore è la parola giusta, forse pancia l'ho scritto, visto che anche la mia pancetta comincia a farsi sentire, l'ho scritto forse di pancia, sì, forse proprio in maniera viscerale, dove ho voluto mettere tante storie ispirate da Clint Eastwood o da altri personaggi, lasciando pure, come dicevo, anche qualcosa di più personale, perché nella poesia non è come la narrativa,
poesia un po' meno filtrata, un po' meno, è una questione anche di anima, quindi c'è sempre una parte, certo c'è anche molta fantasia, perché se tutto fosse vero quello che c'è scritto qui, già come tanti altri autori sarei nelle patrie galere, però comunque nella poesia, no, c'è un po' meno filtro rispetto ai racconti, c'è qualcosa un po' più incisivo a livello personale, un po' vero, un po' falso, chissà, no? Ma comunque c'è il West che ho voluto condividere con voi e con gli amici che sono venuti tutti qui. Io vi ringrazio tutti, avrei voluto essere ucciso da Clint Eastwood, Stefano Ricurti vi saluta, grazie. Veloce, Buffetti non ha preso, veloce, perché poi passiamo all'ultima ora dove loro poi adesso ti racconteranno la loro storia. Intanto...